Ragazzi, anche oggi si spadella, facciamo degli gnocchi di grano saraceno con carciofi e salsiccia. L'impasto degli gnocchi l'ho fatto con 300 g di farina di grano saraceno e 150 ml di acqua. Lavorate l'impasto mettendo l'acqua un po' alla volta, prima in una ciotola e poi vi trasferite sulla spianatoia. È un impasto, questo non è facilissimo da lavorare, ci vuole un po' di muscolo, di forza per lavorarlo. Poi lo fate riposare una mezz'oretta e ne ricavate i soliti salsicciotti. Io li ho fatti 100% di farina di grano saraceno e acqua. Adesso però sto usando un po' di farina 00, vedete, se li volete 100% gluten free non mettete mai la farina 00, io non ho questa esigenza e mi aiuto con un po' di farina 00. Gli gnocchi di grano saraceno sono belli tenaci, proprio perché la farina è molto grossolana, quindi dobbiamo tagliarli veramente piccini, altrimenti in bocca saranno piuttosto fastidiosi. Gnocchetti su un piatto, ce li teniamo da parte e prepariamo subito la salsa. Ok, gnocchi via, mi do una pulita al piano e passiamo alla salsa. Salsa a base di carciofi. Carciofi li ho messi in acqua e limone, li ho già puliti esternamente. Tagliamo a metà, li andiamo a sbarbare al centro. Io uso un coltello, se voi siete comodi, preferite, potete usare un cucchiaio. Incidiamo la barba, facciamo leva e togliamo tutta la parte centrale. Ho tenuto anche i gambi, chiaramente, adesso lavoriamo anche quelli. Questo lo tagliamo a pezzi un po' più grossi, così diamo anche un boccone diverso. E invece il cuore lo tagliamo fine. E direi di passare subito a preparare la salsa. Gli gnocchi ce li teniamo vicini perché cuociono davvero in fretta. Saliamo l'acqua, non troppo perché abbiamo già la salsiccia. Spicchiettino di aglio, lo schiacciamo. Mettiamo in padella che è già caldina, goccio d'olio, facciamo rosolare l'aglio. La salsiccia cosa facciamo? La andiamo a sgranare direttamente dentro la padella. Ok, secondo me così basta. Con il cucchiaio la andiamo a schiacciare proprio. Anche qua l'obiettivo è rosolarla bene, perché poi andiamo sempre a sgrassare, a deglassare il forno di cottura con i succhi della carne. Vedete, anche qua uscendo la padella rigorosamente non antiaderente, perché se prendete l'antiaderente questo giochino dei succhi non succede, perché la carne non aderisce alla padella e non fa tempo ad attaccarsi proprio. Togliamo l'aglio, sennò magari si bruciacchia un po' troppo. Quasi ci siamo. Mettiamo un pizzichino di sale. Ricordatevi, prima di sfumare si sala la carne, la verdura che state cucinando. Esponiamo la parte attaccatina, diciamo, la padella, la parte caramellata degli zuccheri, e ci rovesciamo il vino sopra. Con il cucchiaio andiamo proprio a staccare le parti che sono rimaste attaccate. Il vino si è asciugato, i sapori sono raccolti, via la salsiccia adesso. Ripartiamo con i carciofi. Si può scegliere di prendere la via più facile, più breve, non lo sappiamo. Il risultato ci soddisferà al 100%, invece scegliamo quella più difficile, no? Io la penso così. Uno spicchietto d'aglio in padella schiacciato in camicia, un goccettino di olio, frigola, carciofi giù, subito sale, qua ci mettiamo anche un po' di pepe e via a saltare. Padella sempre bella calda, torniamo con la salsiccia. Questo perché abbiamo fatto rosolare la salsiccia da sola, così si rosola bene, perché se ci mettiamo anche i carciofi, né l'uno né l'altro saranno rosolati come vogliamo. Mestolino di acqua di cottura e la salsa è fatta. E adesso cuociamo gli gnocchi. Un po' alla volta, li mettiamo giù, un minutino di tempo. Scoliamo già gli gnocchi in padella. Un mestolino sempre di acqua per creare la salsa. Gli diamo una mantecatina con un po' di grana, direi. E poi ho pensato a una cosa un po' diversa che dopo, quando impiattiamo, vi faccio vedere. Una saltata, andiamo delicati qua, perché gli gnocchi sono abbastanza delicati anche loro, quindi dobbiamo essere gentili anche loro. Qua ci potrebbe star bene anche un'erbetta aromatica che non avevo contemplato inizialmente, ma mi sa che ce la metto e vado a pescare un po' di maggiorana.
maggiorana, a me piace tantissimo. Grattugiamo un pelino di grana, sempre fuori dal fuoco, altrimenti straccia. Vedi, non troppo, eh. Siamo belli, direi. Guarda di qua. Anche qua ho scelto un piatto abbastanza rustico e chiaro. I gnocchi sono marroncini, la salsiccia anche, i carciofi sono verdi. Direi che staccano abbastanza bene su questo piatto. Ragazzi, scegliete il piatto che vi viene in mente, che vi va bene. Cioè, non è che bisogna stare a formalizzarsi anche sulla scelta del piatto, perché ormai in cucina siamo quasi diciamo condizionati da dei dogmi che ci hanno imposto. Ma che cazzo devo guardare? Completo il piatto con del raspadura lodigiano. Che cos'è? È un formaggio grana giovane con una forma particolare che viene grattata sopra con un apposito attrezzo. Quindi sono delle forme di formaggio molto giovane raschiate in superficie e si ottengono queste specie di fiocchi di formaggio che sono molto belli e sono anche molto buoni. È arrivato il momento, finalmente. Mangiamoci questi gnocchetti. Anche oggi ci siamo portati a casa un bel piattino. Provate a rifarlo, scriveteci nei commenti per idee, qualsiasi cosa, e anche per dirci come è venuto a voi. Alla prossima!